sindaco, dopo aver parlato e fatto vedere tutto ciò che questa amministrazione comunale sta facendo sulle strade di Castrovillari, oggi siamo nella centralissima piazza Municipio, siamo di fronte al Palazzo di Città, i lavori sono iniziati nel 2006. Eh sì, questo era un palazzo obsoleto, cadeva a pezzi, era l'espressione della incapacità amministrativa e del lassismo che ha caratterizzato per anni l'amministrazione di questa città. Abbiamo portato avanti il processo, il programma di recupero urbano della città e la prima cosa che abbiamo voluto realizzare è stato il recupero di questo che è il cuore della realtà democratica della città, è il cuore del Parlamento cittadino. E abbiamo realizzato un primo intervento che ha portato a dar vita a questa realtà che già esprime abbastanza compiutamente l'importanza di quello che abbiamo messo in campo e poi gli interventi all'interno che consentiranno di avere un palazzo di città che è del 1935 completamente rinnovato e ristrutturato e in grado quindi di essere un centro di riferimento anche formalmente degno della storia, della tradizione e della espressione compiuta dal punto di vista democratico della nostra comunità, della nostra città. Siamo all'interno ora di Palazzo di Città. Nel primo lotto, sindaco, cosa è stato fatto? È stata fatta l'opera di consolidamento e di ristrutturazione di tutto l'immobile che era fatiscente e aveva problemi di stabilità e quindi è necessario conformare ora gli immobili alle norme che sono estremamente più rigide e severe rispetto a quelle del passato e quest'opera imponente ha qua i segni di quello che è stato necessario fare da parte dell'impresa che ha concluso il primo lotto. E inoltre è stato necessario intervenire su quelli che sono gli infissi. Tutti gli infissi sono stati recuperati, non sono stati acquistati nuovi infissi, ma quelli che erano nel 1935 sono gli stessi, ovviamente restaurati. E questa imponente opera è stata fatta sia riguardante gli infissi interni della struttura comunale come quelli esterni e già hanno dato a questo palazzo una dignità e una forma di recupero formale e dal punto di vista estetico che ha la sua chiara evidenza. Anche il pavimento verrà recuperato e utilizzando gli stessi materiali che ovviamente lo ricoprivano, perché è stata fatta non un'opera di smantellamento pure semplice, ma un'opera di recupero e di restauro estremamente attenta e accurata. Ovviamente queste opere di restauro richiedono più tempo di quelle che costituiscono momenti di realizzazione di un edificio nuovo, ma il risultato, come già si può vedere, sia pure in modo empirico attraverso le immagini che stiamo vedendo, è veramente notevole. È stato necessario intervenire su tutto, dagli impianti di riscaldamento, da quelli idrici, dagli impianti dell'illuminazione. Ogni impianto è stato interamente rifatto, così come tutta la struttura che presentava momenti di fragilità da un punto di vista strutturale in rapporto ai tempi in cui era stata fatta, che è stato quindi necessario recuperare nella sua entità più forte, più definita anche da un punto di vista tecnico in rapporto alla normativa vigente. Thank you.
Poi alla sala del Consiglio, che noi speriamo di, anzi siamo certi di poter inaugurare di qui a circa un anno. Sindaco, adesso dove andiamo? Ora saliamo su, dove era la stanza del sindaco, la sala giunta e gli uffici del direttore generale e della struttura tecnica amministrativa del comune. Segretario, direttore generale, qui degli uffici amministrativi della ragioneria e qui l'ufficio del vice sindaco e degli altri e di alcuni assessori che avevano qui un punto di riferimento, il loro studio. Questa di fronte qui invece è la sala giunta, che rappresenta il cuore della vita amministrativa e della sua organizzazione. Questa era la sala del gabinetto del sindaco, mentre quelle due sono le sale dove si riuniva la giunta. E qui a fianco vi è ovviamente la stanza del sindaco. E noi entriamo. Sì. Sono state abbattute anche le barriere architettoniche. Qua vi erano due bagni e invece ora abbiamo due ascensori, proprio per consentire ai cittadini e a tutti coloro che hanno necessità di accedere alla casa comunale di avere gli spazi disponibili. Qui sopra poi vi era una soffitta che era diventato un deposito di tutto e di più. L'intervento di recupero ha consentito di poterla ristrutturare veramente e quindi sarà utilizzata in modo organico per la funzionalità della vita comunale del Palazzo di Città, e quindi sarà un archivio, sarà qui la possibilità di inserire tutto quello che è necessario, come ad esempio una sala di computer o quant'altro, per la gestione moderna di un comune importante come quello della nostra città. Come si può vedere, il recupero ha considerato la struttura delle travi così come erano, quindi non vi è stato alcun intervento che abbia in qualche modo modificato quella che era la struttura originaria. È stata però fortemente rafforzata il tutto, e qua si vedono le piastre d'acciaio che sono state inserite nel sistema di coronamento di questa parte della soffitta, in modo da dare la massima sicurezza. E qui in questi spazi sarà possibile allocare archivi e documenti, fascicoli, che ovviamente l'attività amministrativa produce in grande quantità e che necessita quindi anche di spazi utili perché vengano ordinati e rimangano come testimonianza storica di quello che si fa. I due ascensori arrivano fin qui ed è possibile quindi accedere a questa parte della soffitta che era, ripeto, abbandonata, un deposito, un coacervo di tutto e di più, che ovviamente ora
grazie a questa imponente opera di ristrutturazione che ha riguardato i lucernari, ha riguardato tutto, potrà consentire l'utilizzo di uno spazio che ha un'altezza superiore rispetto a quella che abbiamo visto prima. E poi c'è tutta questa parte attraverso cui si può entrare qui, che consentirà di poter utilizzare in una maniera molto più organica per le funzionalità che veramente i tecnici vorranno dirci, questa parte della struttura comunale che fino, ripeto, a qualche anno fa era inagibile, era abbandonata al suo destino di degrado. Sindaco, per quanto riguarda la facciata, si è cercato di mantenere il colore originale. Qui si vede molto bene perché la facciata è stata integralmente recuperata e il colore è stato quello originario, frutto di uno studio attento da parte degli architetti che hanno cercato di ridare lo splendore antico a questo edificio. E mi piace sottolineare come questo balcone sia un po' testimone delle vicende più importanti della storia della città di Castrovillari, che affaccia su quella che viene chiamata Piazza Municipio, che è stata anche questa profondamente recuperata dall'intervento organico che abbiamo messo in atto, perché anche via Roma e Corso Garibaldi sono state inserite nel piano di recupero urbano, di sviluppo urbano, che ha consentito alla città di cambiare volto in questo che è il cuore vivo, vero, palpitante, storicamente importantissimo, perché è qui che si è svolta gran parte della storia cittadina.